Nel meraviglioso panorama del Rione Casale è andata in scena a Ginosa la rappresentazione della Passio Christi, giunta alla sua 48esima edizione. Un appuntamento tra i più longevi tra i riti della Settimana Santa di Puglia, che vede un forte coinvolgimento della comunità, dato che la Passio Christi rappresenta un evento fortemente identitario che attrae e coinvolge bambini, giovani e adulti. L'evento è stato trasmesso in diretta da TRM Network, che ha consentito di amplificare la portata di un appuntamento che non appartiene più solamente alla comunità di Ginosa, dato l'elevato numero di turisti che hanno riempito le strutture ricettive della zona. È un meraviglioso evento che tiene insieme fede, cultura e turismo, hanno detto gli assessori Domenico Gigante e Vera Santoro, che ci invita a continuare ad investire risorse ed energie per questo evento, nell'auspicio di poterlo replicare anche nei mesi estivi a vantaggio dei tanti turisti presenti sulla costa ionica. Un suggestivo gioco di luci ha illuminato il meraviglioso scenario della Gravina di Ginosa, che tanto somiglia morfologicamente alle caratteristiche della Terra Santa di Palestina e che per questo rende ogni volta emozionante il racconto della passione e morte di Gesù, che resta il processo più ingiusto mai celebrato dall'umanità.